sera vediamo come poter far accendere uno spezzone di striscia LED senza fare alcuna saldatura. Molto spesso abbiamo bisogno di tagliare le strisce da 5 metri in spezzoni più piccoli, da un metro, da mezzo metro, da un centimetro, quello che ci serve, oppure abbiamo un avanzo di striscia. Come possiamo fare? Molto semplice, ammettiamo di dover tagliare uno spezzone di striscia LED. Ogni 3 LED troviamo la zona di taglio. Prendiamo le nostre forbici e tagliamo esattamente dove ci è indicato dalla freccia. A questo punto ci rimane il nostro spezzone. Dobbiamo farlo accendere. Come facciamo? Grazie ai connettori per strisce. Il connettore è di utilizzo semplicissimo. Ha i suoi fili per essere connesso all'alimentazione. Lo apriamo. Diamo una pulita ai contatti della striscia. In questo caso questo è un IP68, quindi i contatti sono coperti da una leggera resina. Li puliamo per far fare contatto. Controllando la polarità positivo e negativo, la infiliamo nella sua fessura, fino in fondo, fino a farla andare sotto i contatti. Dopodiché la chiudiamo. Ed ecco, data alimentazione alla nostra striscia. Adesso facciamo la prova del 9. L'accendiamo con un alimentatore, rosso positivo, nero negativo, quindi positivo e negativo, V più e V meno, V più positivo, V meno negativo. Fate sempre questa operazione senza aver dato alimentazione all'alimentatore, senza dare tensione, in modo tale di non prendere la scossa. Dopo aver stretto, adesso facciamo la nostra prova. Accendiamo la striscia senza aver fatto alcuna saldatura. Ecco qui. Ed ecco che abbiamo il nostro alimentatore che alimenta la nostra striscia. Non abbiamo fatto alcuna saldatura. Per questa sera è tutto, grazie per averci ascoltato.